Cos'è successo, Massimo? Parla, chi è sparito? Mia madre. È sparito l'aereo su cui viaggiava. No! Dai, Massimo, oh, non è così, vedrai che un grosso allarme si risolverà tutto. Ho un calo di pressione, svengo, mi sento... Oh, state tranquilli. No, no, non disperare. Non devi... Grazie, ti ringrazio. Sta zitto, per favore, va risto. Magari sono atterrati, possono aver fatto un atterraggio d'emergenza e magari stanno tutti certo, bene. Certo, ha ragione. Non neghi l'evidenza, sono iniziate le disgrazie. E va risto, vuoi stare zitto? Massimo... Signore! Ma che cosa terribile! Che cos'è questa? Una catena di disgrazie! Tina, amore mio! Che mi prende? Sto impazzendo! Sento delle voci! Tina, so che sei lì! Forza, sbrigati! Delfina! Chi è che parla? Come chi? Sono io, Lorenzo! Ah! Che cosa ci fai lì? Eri tu! Certo, tesoro mio, chi altri? Fammi capire, questo che significa che la storia della vecchia e della... Amore, ti avevo detto che non ti avrei abbandonata. Intercetto il telefono, d'ora in poi comunichiamo così, va bene? Va bene, ma tu pensi che questo metodo sia sicuro? Non lo trovi un po' pericoloso? Senti, aspetta. Adesso ascoltami bene. Prendi il telefono e sali subito nella stanza della botola. Per fare che? Tu fallo! Sì, ma ora... Perché mi fai venire qua e se mi vede qualcuno? E sta attenta che non ti vedano, stupida. Vai nella stanza della botola e prendi il cacciavite. E glielo infili nel petto a... No, vai, cercalo, sarà nella cassetta degli attrezzi. Deve stare lì. Sì. Oh, ragazzi, che bello sentirvi. Mi stavo già sentendo male tra tanta gente buona. Ah, certo. Adesso cominci a pentirti. Però intanto mi hai scacciato come un cane, vigliacca. No, mammina, non mi dire così. Che volevi che facessi? Non posso mettermi contro tutti quanti. Non potevo fare altro. Mammina, ti prego, non ti arrabbiare con la tua figlioletta. Va bene, tesorino, va bene. Ti perdono, facciamo pace. Ma che schifo, vado retro. Bene, pronta. Ora che faccio? Ora è il turno dei ragazzi. Devi stare molto attenta, è chiaro? Sì, ovvio, come sempre. Bene, con questo? Che faccio? Piccolo conte del mio cuore, non preoccuparti, tranquillo. Dai, conosco Anna, è capace di uscire da un terremoto senza un capello fuori posto. Una guericciola insignificante non le farà niente, vedrai. Sì, speriamo. Ma perché mi va tutto male? Beh... A parte avere te. No, pensavo che mi avessi già messo nella lista delle cose brutte, Max. Ma no, no. Comunque tranquillo, perché manderò le mie fatine per lustrare la zona. Non succederà niente alla tua mamma. Non succederà niente a nessuno e si risolverà... Nico, dai, perché non mi vuoi accompagnare? È per un giorno, andiamo in campagna. Ci facciamo una grigliata, beviamo, ci divertiamo, rallegriamo la vita a faccia che ha persi. Non lo so, poi le zanzare mi mangiano vivo. Si vede che non abbiamo lo stesso sangue, a me pungono e a te ma... Cosa stai dicendo, Nico? Ti senti? Nico, che ti prende? Perché sei così giù di corda? Va dal chi va, se oggi sta bene, domani sta male. Beh, perdonatemi se non sono perfetto come Fritzenwald in puro sangue, mi No, dispiace. Non dire così, Nicolas. Tu dovresti andare a conoscere la tua famiglia, la tua storia, così ti renderesti conto. Non voglio, Flor, sai che cosa verrò con voi. Dico a Greta di fare. Bene, io vado dai ragazzi. Voi non sapete come state bene insieme. E tu resisti che abbiamo bisogno di te. Grazie. Beh, io vedo se posso sapere qualcosa sulla scomparsa di mia madre. Andiamo. E non ti preoccupare che non succederà niente, andrà tutto bene. Davvero, Carolina, sei meravigliosa. Grazie, molto bella, lo so già. Molto bella. Ti piace, è molto trendy, eh? Bellissimo, davvero. Grazie. E come vanno le cose con quell'imbecille di Franco? Perfettamente, sempre meglio. Sto facendo l'amichetta comprensiva e va benissimo. Sai, anch'io sto cercando di riavvicinarmi ad Olivia. Che dicevo, siamo una coppia incredibile. Non abbiamo bisogno di nessun altro, stiamo benissimo. Errore. Dobbiamo usare tutto quello che possiamo. E quello mi aiuterà. Sei bellissima, sei il mio bel anatroccolo. Non vuoi essere il mio bel anatroccolo, ho bisogno di te. Ti prego, no. Resta con me, io ti voglio molto bene, per favore, ho bisogno di te. Non andartene. Resta qui. Faccia! Che fai? Devi riprenderti, tirati su, per favore. Vieni qui, io ti amo, sai che ti amo, ho bisogno di te. Aspetta.